Penso sia stato aprile 2020. Quindi io direi di alzarlo un pelino di più questo muretto. E niente. Io la levo sta luce. E non hai qualcuno con cui giocare? Faccina triste, signor Siriarelli? Allora, chiudi tutto, stacca tutto, stacca tutto. Tanta roba. E qua si fa l'illegalità, eh. Qua si arriva l'FBI, si chiude bottega. E mi dissocio. No, no. No, terrorizzato. Allora, Tiriarelli, io ce l'ho qualcuno con cui giocare a Rust, ma visto che costa 37 euro, probabilmente 34 costava, probabilmente adesso si è alzato. Non penso che Sirio, ma in realtà non penso che io ci voglia giocare alla fine. Cioè, devi averci una crew un po' consolidata. Però io sono un tipo da MMORPG, quindi non si survivola. Diciamo che il Rust è un po' pesantino anche per me. Pesantino da guardare, figurati. Sì, cioè È prende ludico. tanto tempo, sì, che non è proprio la mia concezione di game. Dicevamo pure prima a cena, sono un po' fan dei entro gioco, non dirò esco ciao, ma entro gioco e cerco di andare a dormire senza le farfalle cattive nello stomaco, come faceva Valorant. Che è un bellissimo gioco, però. È un bellissimo gioco per chi soffre di competitività, Mi punto. dissocio, scritto mi No, ti sto. dico dissociati Dissociati. o dissociati, che no, però in Che non è entrambi i casi male. Real One. Sì. Un po' così sta tipologia di gioco. Poi stanno facendo turni veramente estenuanti, che è quello che devi fare in Rust per Ma poi proteggere ringrazio basi. Dio, Lo in realtà ringrazio Dio che ringrazio. ringrazio io, che in realtà il server chiude alle 3, Ok. E quindi riapre alle 12, non mi 13, 12, ricordo, quindi cioè comunque è un problema che sembra riapre. le 11, ma non so sicurissimo, e quindi mi salva veramente le giornate. Le nottate. Esatto. Allora, mi serve un piccolo tempo. Non si ringrazia, io ma si insulta. Specifica, non si ringrazia Dio. Chi è che ha ringraziato Dio? Io ho detto Ah, grazie. ringrazia Dio. E invece. Nico è attentissimo, eh. Cioè, no, no, non puoi sgarrare. Vai, Nico, ti Io scusate, accorgerai. state vedendo la mia pelata. Allora, Sirio è un graphic designer, illustratore. E 3D artist, nonché Chiesto coinquilino. Diego chi è Sirio, bravo Diego. Sì, nonché coinquilino del signor Galdiero. Da ben 2 anni, quest'anno. Questo è il secondo anno di convivenza, sì. Gay. Come? Figura che mi dissocio. Ci tengo a dire, mi dissocio. Non mi piace il pisello sempre. used to. I used to like cucumber. Allora, però a me così non va bene mica. Vediamo un Cosa? po'. Qual è il dubbio che le scola fuori? Che il silicone Sì. dovrebbe essere colato su una superficie pianeggiante, in quanto Ok. richiede tot ore ad asciugare. Facciamo, vediamo un po' se si possono fare. Siamo proprio professionali, eh? Poi questa telecamera più si avvicina più aumenta la qualità. Che Sì. bello.
che non vorrei farla live così col microfono davanti alla faccia, col telefono davanti alla faccia. No, se vuole la può inclinare. Capito, piacere di conoscerti, Sirio. Sì, stavo aspettando che sia. È un piacere per me, Nico e Diego a questo punto. Siamo sul pezzo. Un vero assistente. Lei si declassa assistente. Con uno delle mie emoticon preferite. Ti piacciono Nico le emoticon del canale? E, cioè nel senso ti arrivano quando fai il follow fondamentalmente. No, quando fai la sub. Inclusive quindi. Allora ci sarebbe da metterne qualcuna che ce l'hai con il follow. E no, perché ero un esaltato, capito? No, ma me l'ha detto lei che se prendono solo col sub le emoticon. Non tutte. Alcune col follow e alcune sbloccate. Tipo a Nuzzola c'era alcune col follow e alcune sbloccate. Infatti lei non è sub. A me il signor Boogie Boogie Yog mi ha regalato la sub a Nuzzola. Ho tutti i culo lì. Posso usarli tutti. Uomo fortunato. Io non sono male per iniziare. Mi sono perso il discorso. E l'unica domanda che ha fatto. Io il giorno in cui tutti i miei follower capiranno che la mia memoria dura meno dei 20 secondi di delay tra la chat e... Che un giorno riusciremo a togliere magari il Dio. Ma non ne sono così sicuro. Quindi, doppia vai. Pistola che non si vede, la facciamo qui. Più. Le emoticon, ok. Vieni. Ci sono arrivato dopo un po'. Cioè, è giusto per dirti, Nico, che lui, quando ha letto le emoticon, te l'ha già dimenticato. Che era riferito alla domanda di prima. Giusto perché gli hai già letto le domande. Ma ci diverte. Questa sera, Nico, com'è il livello audio, il ratio audio musica? Anche l'altra volta aveva detto bene, però poi ho risentito la live, Nico, e la musica palesemente non si sente, quindi non voglio dire che sono diventato un po' diffidente nei tuoi confronti, però posso richiedere anche questa sera, ecco. Che Nico è uno che mi tira per favore la luce più verso il centro, cercando di non entrare in live. Ma perché lei non vuole entrare in live, non perché non siamo inclusivi. Ma questo venerdì invece, buona la voce, ma la musica si sente pochino. Alziamo. Si sente pochino, alziamo non troppo, eh? Non troppo. Perfetto. Quindi, signor... Buona la voce, capito Nico, perché tipo stasera... Tipo tutto, che se c'era Stay With Me. Non troppo, ma... Nico, hai visto stasera? La voce si sente molto meglio perché stiamo utilizzando il microfono di Sirio che a breve gli acquisterò e... ci sono delle spese da farsi, ecco, diciamo che la vostra sub è stata fondamentale per questo progetto, grazie ancora, vi voglio bene. Perché poi mi spieghi che cosa non sarebbe grazie alle sub? Venerdì ulteriormente, grazie alle sub, si giocherà a un nuovo escape room. Sì, molto più complesso, molto più graphically appealing dell'ultimo, anche se è stato simpatico anche l'ultimo, quello. Bello. Signor Topolino mi dica i segni. Allora un microfono più professionale, giustamente, ci mancherebbe, grazie a te. E sono lusingato, sono palesemente lusingato. Indovinate chi si stava dimenticando un pezzo fondamentale. Cosa si stava accordando, è come... Qui non ci siamo, Nico, non ci siamo. Non aveva fatto la fusione il signor Galdiero. Ormai i capelli a metà mi restano anche quando non sono fusionato. Eccoci. Perché con le cuffie non si vedono, capito? Li conosce Nico? Eccoci qua. Eccolo lì. Io spero siano tornati in Dragon Ball Super, perché Nico mi sembra un po' piccolino per riconoscerli. Potara. Nome specifico. Non la regalo a te una sub. Non so come ti va. Purtroppo ce l'ha già, quindi... So per questo mese è così, poi magari il prossimo mese. Quindi mi vado a infilare i guanti da... Non faccio vedere, che è l'unica marca che merita sponsor. Allora, noi siamo qui, eh. Facciamo ancora poche views, però...
le giuste per darci uno spunto. Prendeteci adesso. Dai. Prendeteci adesso, consiglia che siamo poveri. Adesso ci basta veramente poco. Noi con 10 euro ci fa felici. Con 10 euro noi ci scarica Red Dead Redemption, Quindi... È stato un comeback? Per conquistare lo sponsor. Ieri dico, mi ha detto, l'hai viste le clip dei Panetti su Red Dead Redemption? Signor Panetti, è un fan di Panetti, quindi sponsor su sponsor, giustamente in qualche modo ci ha da guadagnare. Esatto. Bravo. Esattamente. Professionale, guarda che professionalità, si alzi la manica anche là. Professionalissimo. Non c'è trucco, non c'è ingannio. Va più a tempo il telefono della, sì, della camera. Qui. Allora adesso ti raccontiamo un piccolo aneddoto simpatico mentre preparo il silicone. Professionalità. Ce l'abbiamo. Siamo qui. Allora, l'aneddoto simpatico. Panetti grande stile, ma anche grande cantante, secondo me. Mamma mia. Come ti chiama la canzone prodotta da Greg? Cara buongiorno. Cara buongiorno. Grande pezzo. Grande, sì. Anche te non ho ascoltato tutto l'album, infatti un pochettino mi dispiace che me lo so ascoltato, non ascoltarlo. La Tomodachi a turno l'ha riascoltato tutti, tipo ieri sera Vance l'ha ascoltato. Vorrei sentire il parere di Vance, da produttore. Ah, Vance Ni, lo conosci? Ha fatto una canzone per Nanni. Allora, appunto, come ti dicevo, noi siamo diventati fan della Tomodachi proprio a mani basse. E... ok, nella Tomodachi ci stanno Vance, che si è fatto conoscere in maratona l'anno scorso, cioè non questa, quella dell'anno scorso, per avergli fatto un paio di pezzi a tema. E quando Nanni, sempre un altro della Tomodachi, è tornato in Italia, gli ha fatto il pezzo per lui. E... il pezzo è bello. Tanta roba. Ah, a me piacciono soprattutto quelle più chill, dice Nico. Sì, posso concordare su quelle chill. Anch'io sono un fan della chillitudo. Allora, io questo come lo apro? Serve la spatola magica, quella con cui svito le viti. Ho detto che in realtà sparisce, la trovo, Anzi. No. Io Nico chiedo scusa da parte di Federico, perché ogni tanto fa queste cose, ma non le fa completamente. Perfetto. È il nome del suo personaggio venerdì. No, l'urlo del Zoom è quello di Cristiano Ronaldo. Che non è. La conosco quasi tutta. Grande Ni. Ma tanto, come mi ha scritto ieri sera Niche on Twitch. Sì. Tomodachi, unica vera crew di Twitch Italia. Perché ce ne sono altre? Non è una provocazione. Non saprei. Continuo a cercare io, Guarda, io intanto cerco di trattenere questi poveri. Dove è andata la spatola figa? Me lo chieda, sa già come funziona. Sirio, dove è andata la spatola? Mi chieda di trovarla. Aspetta, sta qua. Già trovata, È diventato sempre più veloce, Sirio. Tu devi sapere, Nico, che penso sia l'unica volta, l'unica volta che me la godo si è presa. Penso sia l'unica vista che me la godo si è persa. Oh, ma lo sai, a proposito di me la godo? Però forse erano un po' troppi anni fa. Nel 2015, quando iniziai l'Accademia, stetti il primo giorno. ASMR invasivo, ma ASMR. Penso sia l'unica visto che me la ricordo che è presa. Pezza. Allora, aspetta, lo apro e poi continuo. Penso che sia l'unica visto che. Però Amenico dorme in piedi. I mates, infatti, mi avevi detto pure, ma si è sciolti anche loro. Sembra mi avevi detto. Comunque, il primo giorno. Che però è un collettivo. Nasce come collettivo. Che poi in realtà stiamo insieme sempre, quindi. Non lo so.
Comunque, questo primo giorno in accademia, che successe? Stetti tutto il giorno con un ragazzo molto simpatico di Jesi, tra l'altro, e umile, cioè gli chiesi te che fai nella vita, non mi ha risposto niente di importante. Poi la sera torno a casa, lo vado a cercare su sto silicone, lo odio perché fa il fondino. Lo vado a cercare su Facebook e c'aveva 4.000 follower. Ho detto, ma su Facebook 4.000 4.000? follower. Cioè, il segui, il famoso segui di Sì. Facebook. Ho detto, ma... Vabbè, c'ha 4.000 follower. Allora, indago, vado su YouTube e vedo che stava nei Melagodo, che erano YouTuber, e lo stesso anno, quando andai a Lucca Comics, me lo trovai sul palco dello Stand Games, che faceva il gameplay insieme a un altro che non conoscevo, The Rocket League. Stampo fortissimo. Pazzesco. Adesso si è dato al poker. Fa solo poker. Però è stato veramente assurdo come cosa. Perché lui, umilissimo, cioè, non è che mi ha detto, guarda, faccio lo youtuber. Cioè, probabilmente ancora non so se era mal vista Beh, è presentarsi ancora non come spiegato, youtuber, tipo. capito? Sì, capito qual è. Minchia, Quindi figo. Dice Zamp fortissimo. Zamp, A che giocava all'epoca? non ho idea. Ah. Rocket League chiamato sul palco Lucca Comics. E Rocket League? lui, no, non so se si può dire il cachè, però era un buon cachè. In prima, no, per Era un buon cachè, non non ti dirò il parla di cachè. soldi se non dei nostri, perché se ancora non l'avete fatto, la sub comprai perché. Scherzo, Si ma non troppo, scherza, non si troppo, scherza. non troppo. Soprattutto per Nico che è già sabbato. Grazie Nico, ce lo ricordiamo. Grazie Nico, stai nella Wall of Fame dei fan più affezionati. Dei fan più affezionati, ho detto. E quindi abbiamo colato, cioè abbiamo mescolato, perché sotto c'è il fondino. Io ogni volta che uso i siliconi c'è un'incognita. E voi non sapete qual è l'incognita di sbagliare un silicone, è perdere tutto il modellato. Si va a letto? Ti va? Si va? Ti va orizzontali? Ti va sopra il materasso? Nico, in Incredibile. te riscopriamo la Quante gioia. sorprese mi riservi, Nico. Bom, via, dai. Facciamo che basta. Dopo ne mescolerò ancora un po'. Guarda qua quanti grumi. Ma che è? Ci vuole il frullino. Vado a prendere il frullatore di agrumi. Che poi Nico, stavo per Visto? chiamarti Nick, che poi Nico, se tu vuoi, se c'hai idee, perché noi siamo sempre alla ricerca di giochi cooperativi interessanti, anche mezzi sconosciuti, e quindi se tu c'hai delle robe che dici ho visto sto gioco, tanta roba, ma non lo gioca nessuno, libero di scrivercelo in chat, assolutamente. Me la sto facendo sotto. Top. È pieno parlo di grumi sto silicone. Lei ha il timore Mi sta vedendo? che li, sì, li posso contare distintamente. Allora. Oh, c'è anche qualcosa di strano. Ci riproviamo, via. Perfetto, Nico. Ma Senza no. pressioni, no? Nel senso, non vorrei mettere ansia. Però. È sempre esatto. Però se non ci dici niente, no, non si va più là. Si va a letto, non ci dici più niente. grammi plain il barattolo. Facciamo la tara, hai visto? Bravissimo lei. Vado, eh? Fasmofobia, oh, lol. Allora, e tante volte, l'abbiamo letto un sacco di volte, sto fasmofobia. La tentazione è forte, effettivamente. Sì. Non è male, però oramai penso sia passata la moda. Qualcuno la settimana scorsa ancora ci giochicchiava. Allora, vediamo se vado su Spotify. Quindi 200 grammi di silicone Per chi volesse capire. con catalizzatore al 5%. 5% Quindi della dose. sì, quindi 10 grammi di
di catalizzatore. Io è così che ho imparato a fare i calcoli. Sbagliamo. Quindi siamo a... Oh, che è successo? Che sono diventati 230, 220. Adesso è carino quel gioco. Allora lo teniamo molto in considerazione se ci dici così. Sono ancora delle persone. Ha un buon piede e mezzo la pagina di Phasmophobia. Allora, io scusate. Che hai fatto? Che è successo? Che mi si è sbarellato il bilancino. In positivo? Non penso. Cioè, in positivo nel senso in più. T'ha aumentato. Bello. Milking? No, cioè. Oh, stappa la bocca. Perfetto. Bellissimo. Quindi, tac. Si ricomincia. Tara. Vabbè, allora c'aveva ragione. No. 208, va bene. Noi anziché 10 ne metteremo 11. Buoni. Ne mettiamo 12 perché in quanto ci sono dei grumi e me la faccio addosso, magari è meglio. Abundarem. Adesso è carino come gioco, perfetto. L'avevamo letta un quarto d'ora fa. Sì, io l'avevo io letta, nel tempo libero. Ascoltato, ma non io nel tempo libero. Io tengo in considerazione. Eccoci. Quindi, 12, arriviamo a 220. Qui. Facciamo le pozioni qui, eh? Ah sì, la metà è andata fuori, ma non fa niente. 120. E si mescola! Si va a mescolare. Darione? Ah, certo. Ah sì. Farà la rattata. Si mescola. Sì. Ma come fai a regolare? Allora Nico, non sei stato attento. Non sei stato attento perché abbiamo appena detto 5%. Ah, e me lo so perso anch'io. Quindi non sono l'unico che non sta attento. Continua a insultare le persone che la sostengono. Non sono l'unico che non sta attento. Ah. Perché voi anche non state attenti. Siamo i tuoi sostenitori. Allora qui... Madonna che... Oh my god... Andate le telecamere. 5%. No, e invece da lontano perde. Questa sì, da lontano perde un pochino. L'avevamo messo pure l'altra volta. 5%, quindi io ho messo 200 grammi, 5 grammi ogni 100 grammi, ho messo 10 di... difficilissimi calcoli, Ho messo 10 di catalizzatore. 200 di silicone e 10 di catalizzatore. Tanto lì a scultura ho sempre fatto questo. Quindi sto abbastanza fresco in ambito. Fino a che il silicone non ci abbandonò. Che potere. Si va, Che ha fatto? Si inizia a colare, così dopo che abbiamo colato sì. Andiamo in modalità desktop, anzi andiamo in modalità scouting, surviving. Oh, sto facendo remate e quindi esplorazione marittima, quindi se apriamo internet surfing. Web surfing in italiano. Surfaggio del web. Si naviga? Era difficilissimo. Molto . Più semplice. Bravo Nico! L'aveva detto prima. Però il messaggio è arrivato 20 minuti dopo. È riuscito a scriverlo prima di io che lo pensavo. Allora vado, vi faccio vedere la tecnica. Che poi la cosa destabilizzante dei suoi materiali maledetti fluidi sì. È che non sembrano mai abbastanza. Non devo fare solo uno strato, perché poi ci andrò con quella in pasta. Ah, però domani. You know the way perché non vorrei
cioè non è necessario utilizzare tutto sto silicone. Cioè un conto è per delle piattelle così, un conto ne parte un barattolo intero tipo per questo. Quindi occhio, si va. Hai visto come si chiama il tuo silicone? Rubber qualcosa? Angry Rubber. Cazzato? 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 Quindi si va, rinunciamo alla vista principale. Ma guardi la quality. Va bene, faccio un altro screenshot, io questo me ne devo tenere. Però qui la qualità è un po' bassa, perché 1080 stiamo, Spoiler. De. Perfetto, allora guardate, si va, si inizia. Madonna mia, che grumi che ci stanno. Ma noi grumi. Allora, innanzitutto lei mi deve dire perché fa quel movimento. Cioè, allora, adesso vi narro. Perché? Io sto andando. Io l'avrei buttato esattamente a caccia. In maniera così delicata. Per evitare le bolle d'aria. Perché che succede? Siccome il silicone è idrofobo. Ok. E ariofobo, quindi. Sì. È ofobo, cioè nel senso ogni no, cosa. No, è anche quell'altra cosa ofoba che non possiamo dire perché. No! Si può dire, eh? Ma per sicurezza noi. Va bene. Per non sbagliarsi, ci si dissocia noi. Noi ci dissociamo. E senza. Esatto, questa volta senza. Quindi, visto che la gente è abituata a fare delle colate a macellaio, che succede? Che può capitare che il silicone non riesca ad entrare in tutte le insenature. Ora, qui ne abbiamo poche. Però i capelli, le palpebre, dissocio. Tanta roba che sta facendo, è proprio perfetto soprattutto per la situazione. Quindi noi appunto per evitare gli scherzi di merda, lo coliamo piano piano. Infatti già possiamo vedere come le bollicine stanno venendo fuori. Io vi fotto, eh. Oppure un altro metodo può anche essere questo, buttarlo a scatafascio fuori però. Tanto qui non ci sono dettagli. Perché poi sale verso il sopra e butta e si porta via l'aria. È come quando impacchetti un cioccolatino con la foglia d'oro dentro l'acqua. Cioè, questo è il Nico, quante volte l'hai fatto te? C'è un video su YouTube. Questo è il cioccolatino. Immaginate che sulla punta c'è un tondo. Sì. Io metto la foglia d'oro qui e poi faccio questo. Ah! La idro c'è anche la cosa, quindi si chiama la idro, c'è una tipologia di stampa sempre fatto scrivere signor Nico. Sì, è quella, c'è una tipologia di stampa che è idro qualcosa, se metti la, però quella è diversa perché si immerge il liquido diverso. Scioglie anche tipo la carta, però sì, diciamo che il sistema è quello, cioè grazie alla alla pressione dell'acqua, la spinta di Archimede. Esatto. Noi ci andiamo cauti, Nico, no, non ci facciamo prendere dalla fretta. Quindi lo scopo è creare uno strato intero, sì, totale di silicone liquido da colata e successivamente, quando sarà asciutto, ce ne sta un altro in pasta, che è tipo il pongo, che andrà a rafforzare questo stratino. Perché se noi andiamo direttamente con quello in pasta, quello col pongo è tanta fa le bolle d'aria. Se noi andiamo direttamente con quello, quello col pongo è tanta roba. Quindi, visto che non c'è freddo, Rico. No, ma quello accadrà in un altro giorno, perché diciamo che si prende le sue tot ore per asciugare il signor silicone qua, quindi manco col pollo se si velocizza niente. Assolutamente. Perché non è una catalisi che avviene superficialmente, ma è una catalisi come il lattice, ad esempio. Ok. Ma è una catalisi che avviene dall'interno, come le resine. Cioè che il materiale fa agire se stesso, fa reagire. Esatto. E che stè? Sul cappello ci possiamo andare. Ma quante lei? Quante ne sa?
Ehi, 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 Alessandro, ehi. Torneremo a parlare della mitologia. Adesso fatemi terminare qualche progettino. Io ieri ho riaperto la maschera di Ash di Twitch, di progetti che abbiamo. Poi non lo diciamo al signor Nico quale potrebbe, ma secondo me cambio idea, perché Nico, secondo te, eccolo, cioè Nico, hai dei essendo no, tappato, hai dei io non lo faccio schierare, non hai troppi privilegi allora, Nico, nel caso. Perché è un po' democristiano, Federico. Allora, secondo te, quale potrebbe essere il secondo streamer che potrei ritrarre in Twitch Italia che non ha troppi follower? Perché, cioè, nel senso, piano graduali, non possiamo subito fare Dario Moccia, come dicevamo ieri con Nico, che mi ha detto fai Dario Moccia, e guarda, umili, un po' più umili. Si tratta di umiltà. No, si tratta di umiltà tale per farsi cagare. Perché a me non mi interessa se... Cioè, allora, Nico, ci siamo resi conto che ovviamente tutta Twitch fa questo format. Ovvero... Nessuno lo fa sul Tor, innanzitutto. Boiale. E qui... Ma te HS, ha detto Frate, no? Interesting one. Che lo sai che potrebbe essere realmente figa come cosa, perché è probabilmente il primo streamer che ho conosciuto. Quindi, però quello è altissimo anche, eh? Paolo è altino. Paolo Cannone lo conoscete? Te, Diego? Penso di sì. Paolo si Cannone conosce la Tomodachi. Tanta roba. Però non c'entra niente con la Tomodachi. Però dici Lua. E... Kuromiri? Perché l'ho visto adesso che è live. Curo Lili, quanti follower c'ha però? Yes. Curo Lili sta on top, eh? Ma adesso ce l'ha 391, per dire. Solo più di Dario Moccia. 391.000 spettatori. Ma che cazzo dici? Quanti ce n'ha Curo Lili? 150.000 ce n'ha Curo Lili. Ma di che parliamo? Di followers. Di follower? 165. Perfetto, mi pare a strano che ce n'ha 190.000. No, cioè adesso sta in live con 405 spettatori. Ho capito. Ma invece Panetti quanti ce n'ha? Perché abbiamo pensato a Panetti durante la cena. Però è un po' un pezzo grosso, su Twitch. A me Panetti mi piega, quindi sarei felicissimo. Sì, scritto, penso che vedi qualcuno lì. No, è a Paolo Cannone che lo conosce. Ah. Quanto sono attento. Yes. Panetti ce n'ha abbastanza. Panetti. Panetti 489, ce l'ha. Sai chi lo devo fare? A Nasca. Che è quella via di mezzo che sta sempre... Non so se hai mai visto Nick su... Come si dice? Sui pub dell'amico di Dario Moccia c'è il meme, o sulle live in generale di Dario Moccia c'è il meme in cui si dice: a posto, anche stavolta Nasca è stato nominato. In tutte le live deve uscire fuori il nome di Nasca. Perché è un po' quella, cioè nel senso, Nasca è lo stesso che spammava i suoi freebooter sul profilo di Hank. Qui c'è Nasca. Encone? Encone. Allora io. Che me li segni? Nasca, bella idea. Allora facciamo così. C'è da fare una tier list. Vada in modalità Google. Sì. E facciamo una tier list. Dove la faccio la tier list? Anche su... Allora facciamo così, sì. La mette piccolina qui, una finestra documento, e noi ci segniamo gli streamer, sì, sopra i 100.000 e sotto i 100.000. Perché io adesso inizierei da sotto i 100.000 follower. Perfetto. Perché appunto facciamola un po' graduale, come... Anche perché appunto, visto che l'ho fatti, cioè questo l'ho iniziato ieri, oggi gli ho dato giusto una rifinita, però l'ho fatto ieri in giornata, quindi se riesco a trovare il materiale giusto di foto, reference per farlo, che poi in realtà Dufer l'ho fatto con una foto a tre quarti, ho The Twitcher. Tirato le bestemmie. The Twitcher? Per dire... Toss a coin to your streamer.
Oh, pari gesso, da qua. Ma perché sto silicone di merda? È un po' color cemento, è un po' un bianco poco chiaro. Che comunque ce l'ho messo una cofana di silicone, adesso, per carità. No, io ho piccato tantissimo. Nella realtà, forse in live no, perché abbiamo un limite, ma nella realtà... Quindi dicevamo, sotto i 100k abbiamo la Tomodachi. Oh, ma Volpescu l'ha superato i 100k, eh? Rangaka 96, subito lo facciamo, Ni, perché... Cioè, vi devo fare il cappello, gli occhiali e il baffo. Fine, fine. 95.000. Mangaka me lo ricordo che stava sotto i 100.000. Perché avevo visto una live prima di Capodanno e diceva che era triste per non essere riuscito a raggiungere 100.000. So come io, Ni, io ho detto per fine anno prossimo sto a 10.000 follower. Ma questa cosa non accadrà, però sempre realisti. Sempre donatori, e via. No, 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 sempre realisti. E via. Allora, però qui potrebbe impicciare un tantino. Mettiamola allora qui, dai. Io cerco di stare un po' più di qua. Vai, vai. Sì, la metta là, dicevo. Ma va bene così, ci si diverte, anche la fa più stretta e più lunga. Volentieri. Vabbè, che ne sai? Non si può sapere. Guarda. Quindi. Nico, io ti esorto a iscriverti al canale YouTube. In cui stiamo piano piano caricando tutto. Non so, mi sa che qualcosa ti avevo accennato ieri. E adesso domani mi metterò a fare un po' di clip. Cioè a sistemare un po' di clip. Carico il Galdieri Studio la settimana scorsa. E è stato divertente perché la prima ora in cui avevamo il microfono spento è stata anche la stessa ora in cui abbiamo lavorato al progetto. Quindi quello che viene caricato è solo chiacchiere. Interessanti, ma chiacchi. Eccolo lì. Twitch tier list. Nome Galdiero Studio, Ni. Di che? Nome del profilo YouTube, immagino. Ah, sì. Del canale YouTube. Provavo. Dovrebbe esserci anche il link se vai su informazioni su questo canale. Abbiamo detto. Allora, sotto i 100. Sotto i 100. Abbiamo Mangaka 95.000. Poi ci abbiamo 95. Sì, Nanni 60. Nanni Twitch. Per dirti tipo appunto Volpescu, ma mi sa anche Dada sta sopra i 100. E vabbè, il signor Dufer non lo mettiamo perché l'abbiamo fatto. Vabbè, Vent, però Vent. Signor Riso, Vent, questi sono un po' side ancora, no? Nasca è sotto gli ancora. Nasca, mi sa di sì. Vogliamo fare un controllino rapido? Ma guarda che mi sa che ce n'ha veramente pochi Nasca, eh. Forse un boh. Non lo so perché. Alberto Nasca, che non è lui, Diego Nasca, 80.000. Porca vacca, salito. Sotto. Quindi Diego Nasca, grande Ni, grazie. Quindi Diego Nasca, ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa. Diego Nasca, 15 abbiamo, poi... Guarda che spettacolo. Puro Lili. Sta sopra. E poi c'è anche una clip che ha fatto un po' di giro di YouTube, che c'ha 400 views, ma noi puntiamo al 100.000. Non le nostre, chiaramente. Luce Luna. Luce Luna, che è tra l'altro quella che sta facendo. Oggi Ni siamo entrati sul canale di una che fa acquarello che seguo.
E palesemente era il titolo uguale al titolo mio di ieri. Tipo c'era scritto Twitch Italia, due punti, Luce e Luna. E sta anche lei facendo gli acquerelli a tema con tutti. Quindi Luce e Luna è inferiore ai 100k. Allora, non sarebbe male buttarsi molto sul femminile. Vabbè, molto. Perché arte è un topic, diciamo, seguito. Guarda come è sparito il signor Dufè. È rimasto solo la guanciotta, che salutiamo. Che salutiamo la guanciotta. Che siamo affezionatissimi. Luce Luna 63. Non male. La prendiamo in considerazione. Sai che è anche che... Luce Luna. L'ha copiato? No, l'ho copiata io palesemente, perché lo sta facendo da almeno un mese, tipo. Non so dove stanno andando a parare. No, vabbè, che il coso femminile lo vedo. Ah, no, ecco. Che fondamentalmente... Guarda quanto ne era, di silicone. Ha coperto quasi tutto, tranne la spalla. 200 non ne è pochi, eh. Io solitamente per una piattella di quelle piccole ne uso 100-150, quindi. E dicevo, è anche importante che abbiano dei segni riconoscitivi. Se si scrive così non mi ricordo. Ah, Ontas con l'H. Ontas Fanatic, eh? Tanta roba Ontas. Ontas sopra. Comunque, Ni, se non segui il pub dell'amico, io ti consiglio ogni venerdì sera alle 21.30 sul canale di Darione, che invita gente a chiacchierare. Ottas sopra! Veramente. Ottas c'ha un sacco di follower, oh! 51.000. Però quello che dicevo è che devono avere un minimo di segni riconoscibili. Vabbè. Perché se no... Cioè, non che io non sono bravo, eh. Però... Signor Dalferro è riconoscibilissimo anche se... No, non c'ha cose contraddistinte. Riconoscibilissimo anche se togli la barba. Anche il baffo? Tutto. Anche il cappello? Vado violento, eh. Salute. Ah, lei ha tremato. Poi il puro Livi. Vediamo quanti ne possiede, che mi sono dimenticato di segnarlo. Quello lì è sempre 100. Guarda che satisfying. Stasera c'hai gli occhi truccati diversi, quello lì. 165. Pensavo che l'aveva scritto Nico a me. No. C'hai gli occhi. No, per fare, ma c'ho la stessa matita, Nico. Che già apparire così. Bella la spada, sì. Qual è la spada? Non c'è, è un ragionamento mio. Nami Twitch 58. Pochissimi. Ma lui è il Lich. È la sanguisuga di Twitch. Encone mi sa sta a 150. Vabbè, allora facciamo sotto a 100. Sotto a 150. E io direi da 200 in su, cioè. Ma tanto io le sto scrivendo tutti i follow. Hank 130. Capito? Che non sono pochi. Te, Ni, che segui Omiatol, lo sapevi che Hank è nato come spalla di Omiatol? Perché l'ho visto su un video dei freebooter che stanno su YouTube a caso. Panetti 489, sai perché ce n'ha così tanti? Sì, sì, lo sapevo, io no, infatti mi chiedevo da che buco di culo fosse uscito fuori il signor Hank, che salutiamo. Sai perché ce n'ha così tanti Panetti? Perché è un Fortnite streamer. Come a lui piace ripetere tanto. Faccio una citazione. Ho una citazione? Ok, il silicone l'abbiamo fatto, signori. Citazione qua.
Non leggo. Dove mi sembra pure che le prime live che ha fatto Chrome ero presente. A me mi carica tanto essere presente ai eventi storici del web. Bon. Panetti pure è nato con le Hill de Omi. Sì, Panetti l'avevo sentito. Proprio così come spalla. Lo vuole fare. Ah, Paolo non ha scritto ancora. Paolo sopra 150. No, forse sotto, com'è? 4. Quanti ce n'ha Paolo? Scusi. Pronto, 400! 400, sì! Paolo Cannoni 400? C'è 431.000 follower. Questo è perché Twitch è nato come gaming. No! Paolo Cannoni l'ho conosciuto grazie a Omi. La fa? Grazie a Omi. Mi sono sporcato? No. Oh! I capelli, sì! E peggiora di momento in momento. Porca miseria, Paolo Cannoni. Io mi sarei aspettato una bestemmia. No! Io non le dico le bestemmie. Non è vero, per rispetto del signor Nico le dico. Ok. 421. Mi lavo un attimo. No, non mi lavo le mani. Sì, mi assento un attimo, tanto Sirio saprà tenere banco. Ah, guarda. Torno subito. Non se ne preoccupa. Non sporchi le cose, eh. Che sporco, sono in giallo in diretta. Barattolo e pennello, tutto nel giallo. Sì. E poi chi avevamo? Chi mi sono perso? Chi avevamo detto? Onda se l'ho scritto. Ah, Studi Time. Studi Time. E vediamo questo Studi Time. Tu lo conosci Studi Time, Nico? Lo scriviamo ma non lo facciamo. Maledetto. 38k, mi sembra ottimo. Però. La cosa negativa di Studi Time è che non è Twitch Italia. Cioè, è Italia perché è italiana. Ah. Però lei fa... Parla in inglese. Sì, cioè per il worldwide, quindi forse meglio di no. Anche se mi sarebbe piaciuto. Vabbè, dai. La tiriamo fuori come Zeb. Zebone. Twitch UK. Twitch Worldwide. UK. Che parla con l'accento londinese, capito? Quindi le altre nazioni non lo capiscono. Fatto una persona che dorme. Chi? Io. Zeb89 tanta roba. Adesso ci guardiamo subito una clip di Zeboni. Cosa? Fatto una persona che dorme. Adesso sta dormendo. Prima era solo assonnata. Prima era solo Goro e Conan. Allora, vediamo Zeb. È in live, oltretutto. Ma Zeb. Allora, mi faccio un sigariglio, eh. È nettamente migliorato, se posso. In cosa? Nella vita. Dead by Daylight sta giocando. Da un pezzo. Allora andiamo in modalità Google. Che tanto io qua ho finito. Vediamo se dobbiamo fare qualche modifica. Vuole che metto il... La chat, il... Sì, guarda, facciamo... Dove cazzo andiamo? Questa ora che la metto anche di là. Ma no. Allora, c'è un attimo da capire. C'è un attimo. Non ti passa, ok. Così questa la quindi sotto a 100k. Sotto a 100k ci abbiamo Mangaka, Nani Twitch, Nastia, Luce Luna, Studi Time. Allora, sopra 100k ci abbiamo Curolini, Ondas G, Hank e Over 9000. Ok, non avevo capito. Era Panetti, Dario Morcia e Paolo Cannone.
Allora, io direi che ufficialmente scegliamo qui il prossimo volto. Il Masseo, lo metto a dentro. Mamma mia, il Masseo, come non ci abbiamo pensato. Bravoni, io prima ci avevo pensato, però stavo ancora sul Masseo. Il Masseo è in house. Sì. Come disse ieri su una clip che ho visto, sono il più ricco di Twitch Italia. Poi la gente ha iniziato a di Fedez, di Vieri e quindi... Ah! Un milione e sei. Madonna. Quindi, dicevamo... Adesso oggi stavo pensando, no? Ma il Matteo, per essere fatto la casa. Esatto. Ma, sì. Come il signor Dario Moccia, che ha detto io, prima di passare a Twitch... Sì. E suppongo che Dario Moccia era conosciuto prima di... Te per caso ne sai da quanto tempo sta su Twitch, Darione? Perché ha detto, prima di stare su Twitch, sai quanto guadagnava con YouTube al mese? 400. Pari un decimo di quello che ha detto. 40. Cioè... Spari un decimo di quello che ha detto. Per 40 euro, ragazzi, so la fame. 40 euro, nonna di paghetti a mangiare di più. Conosce 40 euro. Perfettamente. E da quant'è che sta, su Twitch? Comunque, quindi dicevamo, Dario non te lo so dire sinceramente, ma manco io, noi ce lo seguiamo da un paio di mesi massimo. E ma dica, oggi cosa? Non mi ricordo su che canale era, probabilmente o Dario o Nanni, però penso più Dario. Ok, anche perché Nanni è andato live track. No, Nanni c'è stata poco su Twitch, vabbè. Paolo Cannone era, ieri sera al Luca Paolo and Friends, Nico Sabba Paolo Cannone, 42 mesi. Le fila? Era il 42esimo mese che si abbonava a Paolo Cannone. Cioè 42 mesi sono quasi 4 anni. 12, 24, 36, 12. Cioè tra 6 mesi sono 4 anni. È pazzia, eh? Cioè, mamma mia. Di questo? A Paolo Cannone, mentre stavano a fare Luca Paolo and Friends, è arrivata la notifica e c'era scritto si è riabbonato per 42 mesi. Veramente incredibile. Ti fai una statua una persona del genere. Sì, Paolo è tanto che è stato... ma gaming immagino che l'abbia svezzati un po' tutti quelli che fanno gaming. Pure Power... No, allora, prima l'ho visto qua sotto perché lei... però lei non lo segue. A Power? Sì. Gliel'ho tolto. Il follow. Perché... Cioè, come di che fa? Nico, te segui su Facebook Giuseppe Conte? No, però sta qui. Non sarà una resa pure di meglio. Comunque, qui vedo anche Gaia Clerici. Però il fatto è che siamo proprio dei... Vabbè, continuiamo con la list e poi ufficializzo. Cioè, mettiamoci su Google se vogliamo fare la list. E ci vediamo. Gaia non male, perché sei un maiale. Perché sei un... Esatto, non male in che senso? In questo caso mi permetto di chiamarti Nicolino. Cioè, si gioca a Gartic Pond. Oddio. In questo caso mi permetto di chiamarti Nicolino. Esatto. Allora, vada in incognito per favore e poi entriamo su Twitch Italia. Ah no, c'è la rifalla, vabbè, sti cazzi, dai. Tanto. Scriva progetto Twitch Italia. Dove lo devo scrivere? Non lo so, visibile. Visibile costantemente. Lei chiede tanto. Allora... un poster come TextEdit. Perfetto, lo metto al centro e siamo felici. Va bene così. Mi scusi, non volevo arrivarla. Sì. Allora, cambiamo il titolo. Lo chiamiamo... Cultura, che ci dispiace per chi è arrivato adesso, ma abbiamo appena preso il calco. Ma dove lo stai? Del battle. Cambiamo il titolo alla live, anzi, è Survivor, mettiamo
sculture, progetto sculture Twitch Italia. Perfetto. Hai visto qua come siamo? Ti dirò che ad Hank secondo me gli piacciono ste robe. Allora, a me piace pensare che... Ma guarda che secondo me infatti Gaia l'ho vista per la prima volta in live da Gremba. Ammazza. Grembot pure c'è una tattica. Grembot fa dei numeri fuori di testa. L'altro giorno ce l'aveva. Adesso ve li facciamo vedere tutti. Ah, beh, perché. Allora, potresti anche aprire il mio Twitch. Vabbè, non me ne frega un cazzo se sapete chi follow. Vai tranquillamente su Twitch normale. Tanto Twitch non è disattivato. Non succede niente. Ti regaliamo la visualizzazione. Oh, buonasera Diego, benvenuto. Buonasera, ben arrivato. Sì, ma vedo proprio più di una noi ci sta. Hank. Ma guarda che, ma infatti io sono d'accordo, perché Hank lo vedo anche come uno... Umile. Sì, che gli piace, ma gli piace anche dillo. Io mi faccio intervista, gli dico guarda, te lo regalo, però un'ora sul tuo canale. Grembaud, non Hank. Ah, ok. Vediamo che cacchio è grande. Scusa Nima, ci arrivano i messaggi tardi, cioè sempre, è sempre meglio un po' specificare. E poi Grembaud l'altro giorno stava in live con Pedez, cioè chiacchierano come se fossero amici. Grembaud è palesemente il trapper giovane, un po' rincoglionito, che parla lento. Grembaud, ah è quello, ok, l'ho visto la spot tra quelli consigliati, perché live anche adesso. Circo caldo, pieno di sorprese. Chi ci sta? No, Don Ambrogio, no, Don Ambrogio, no. Numero uno, Grembaud. Grembaud è cartone, quindi. Che vuol dire cartone? C'è scritto cartone. C'è sì, sì, si divertono. Si divertono con i nomi. Jody, Jody e Grembaud. Vada subito su quello in basso a sinistra. Andrea del 1988. Vada subito su quello in basso a sinistra. Andrea del 1988. Mi è apparso ieri su TikTok, suo amico è andato pure a casa di Fedez apposta. Che cosa vuole? Questo? Sì. Questo tipo, ah no, mi bastava uno zoom. Sì. Questo tipo l'ho visto su TikTok, quanti follower c'ha? Bustato? No. Perché su TikTok c'ha una cofana di follower sì. E views sì. E clip. Ma me lo vedo pure io su TikTok. E mi sembra una persona normalissima, vabbè. Penso lo stereotipo di Jody non male. Jody, lo sapevi che è il più cecchetto? Vabbè. Andrea è partito da TikTok facendo dei video che spiega cose scientifiche. Ah, strano, eh? Bello. Io lo fa? No, io lo fa. Ancora no. E... Però fa cose scientifiche, quindi chi lo segue in realtà è appunto... Cioè, noi lo faccio ad Adrian Partale, Bonsoir, mon ami. Vada subito su a cercarlo. Bonsoir, vogliamo vedere dove collocarlo. Adrian. Tieni, lo conosce Adrian Partale, tanta roba. Cioè, capito, io all'inizio lo volevo fare pure a barba scura, però 91 gappa, siamo sotto. Allora si va. Adrian Partale. Ah, perché non so scrivere? Adrian Fartale. E ci scrive 91 serie. Invece il signor Martin Sala quanti ce l'ha? Sa 100? Martin Sala. Barba scura sì. Veramente top, però non mi ha manco risposto alle mail quando c'è un progetto bello. Che mi sa che probabilmente ha abbandonato. Un lavoro di arte che 85 Martin Sala. Quindi Martin Sal sotto i 100. Io Study Time lo sto facendo scorrere sotto, lo potrei anche cancellare. Lo cancelli. Anche se l'altro giorno ero entrato in live da Study Time, c'era apparentemente la webcam di profilo, ho fatto lo screenshot, quindi... Martin Sal, oggi ho aperto la live, volevo screenare, non so se l'ho screenato, se va a vedere. Questa è una grande opera d'arte, lo sa? Martin Sal. Questa qui è un'opera d'arte pazzesca, di cui non mi ricordo. No, non l'ho screenato, Martin.
Stava con i capelli. Ha pensato di profilo sul. Stava con gli occhialini di Ozzy Osbourne, i capelli tutti tirati giù. Le cuffiozze, pareva che stava a fare i cartoni. Martin Sal di profilo. Twitch quando stop. Martin Sal facilissimo, dai. Fare Human Safari, dai. No, Human Safari no. Human Safari. Poi. Quindi Martin Sal sotto, lo aggiungiamo. È stato aggiunto, è stato aggiunto. È stato aggiunto. E allora Vogelita continua a salire, oggi stava a 12k, c'è la media di 1k e mezzo al giorno di follower. Vogelita la conoscete voi? Il signor Schianto, io non lo so se lei è il signor Schianto, io vuole farlo io. Perché purtroppo al signor Schianto però penso non freghi un cazzo. Mi pare anche a me una delle cose. Cioè, no? Mi frega una sega. Nel senso, lo prende e dice, oh, grazie mille, addio. Fine. No. Ale della Giusta. E chi è? Vediamo subito lì. Ale della Giusta. Mi fa un giro di zoom sulla telecamera, per favore, che mi sento, no? Mi sento lontano dai miei follower. Ale della Giusta. Ma chi è? La IRL. Adesso lo scoutiamo, eh. La IRL gioca d'azzardo. Top. Ok. Mi ha spantato. Allora, vediamo sto Ale della Giusta. Che altro è conosciuto su YouTube, scrive. Allora, attacco un attimo a caricare l'iPad. Vabbè, non serve. Certo. Vai. Devi solo dettare. Ale della Giusta. Conosciuto su YouTube. Soprattutto su YouTube. Fa delle IRL, vedo. Vediamo qualcosina? Vediamo a vedere qualcosina. Ma chi è sto tipo? È stato in live con Gaia Clerici a Dubai. Ah, il famoso viaggio di Gaia Clerici a Dubai. Lo sa, sì, è un meme, già è memato. Vogliamo vedere qualcosa quindi? Ma sì, dai. Che vediamo? Questo qua mi sembra. E quando è appeso dopo 2 secondi il sistema è torno. Pampa mi ha detto che doveva fare una roba, non ho capito cosa sia. Italia? Mi ha dato il suo caricatore che non funziona per me. Mezzo sud-italiano. Quindi abbiamo un problema di batteria fra poco. Se lo faccio a taxi, va bene. Intanto iniziamo con Twitch Italia, poi ci spostiamo anche a taxi lì, dai. Comunque qua in questo posto ci sono ancora 1 milione di robe da vedere. Fuori Adriatico? E adesso vi porterò a vedere. Va a Las Vegas. Se Pampa si muove molto gentilmente. Vabbè, dai. A me venivo, chi è quello a sinistra, cioè quello bianco o nero? Cioè quello vestito di bianco o vestito di nero? Mi dissocio. Non si dissocia, non ce n'è bisogno, però è andato vicino. No, allora, bollo nero. Dalla foto sembra lui, a destra infatti. Ok, cioè quello... colorato molto bello, lo guardavo. Adesso vi racconto una piccola gag. Quando ero fine terza media, ero un panca bestia. Pubblicammo sta foto insieme a un amico mio. Sì. Io ancora non avevo il permesso da mia madre di farmi la cresta di a strada decolorata, però li avevo decolorati. Quindi a luglio andavo in giro fiero. Sì. Con gli anfibi alti, il chiodo di sera. Il chiodo è il giubbetto di pelle, quello. Sì. Bello pesante da punk. E ci stava questa foto famosissima di io e questo amico mio che chiacchieravamo tutti in veste punk. E uno sotto mi ha scritto, ma sei quello a destra o quello a sinistra? E io, allora, vedendo la foto, ero quello a destra, ok? Sì. Però non so che ragionamento ho fatto, perché in realtà è sempre la destra, perché se io adesso mi giro... sarebbe la sua sinistra. Oh, perfetto. E io quindi ho detto, quello a... quella alla mia destra. Lui non sapendo qual è lei. No, perché io ho scritto una cosa. Oh no, io ho scritto quello a sinistra. Sì. Perché stavo di qua. Sì.
perché io stavo qui e lui stava qui. Perché quando hanno scattato la foto, lei stava a sinistra. Io stavo a sinistra, quindi ho detto quello a sinistra. Certo. E tutto uno che mi conosceva ha fatto: ma tu sei quello a destra, perché vai in giro a dire? Cioè, come se volessi essere l'amico mio che c'aveva la cresta. Depistaggio. Sono quello. Vabbè. E quindi lì probabilmente già la gente sapeva che sarei cresciuto come un montato. Come un falso. Vabbè. Quindi, piccolo aneddoto triste. Neanche so. Allora, quindi sotto a 100.000 io direi che ci siamo e annuncerei pubblicamente anche il prossimo. Oh. Che verrà fatto. Che però adesso, ecco, Allora, innanzitutto sentiamo Nico, chi farebbe? Oh. Sì. Poi sentiamo anche Diego. Se c'è il live sentiamo anche lui. E potete scriverlo sullo stesso messaggio se volete. Allora. Mi ricordo bene la crestona, capito? Però quella era pre... Perché alla fine terza media, mamma mia. Ah, quindi e poi l'ho fatta la cresta. Però quando ho iniziato le superiori mamma me la fece tagliare. Quindi io iniziai le superiori era stato a zero. Ok. Poi il secondo anno mi fece andare a scuola con la cresta blu. Coerenza? O ero maturato? Io ti direi Hank. Eccolo. Che però mi sta un po' sul cazzo. Noi salutiamo no. Hank. Era antipatico. Lo so, è quelle persone che devi conoscere. È una personalità strana. Io non lo seguo, però lo capisco. Nel senso che riesco a leggere da che parte bisogna prenderlo. Anch'io, però, io sono d'accordo con Nico. Cioè, tendenzialmente poi salta Hank è tra Curro Lili e Ondast. Quello che c'ha, diciamo, le vibes da sotto i 100.000, però sta sopra. Io ti direi Matteo HS. Andiamo a vedere. Non abbiamo scritto Matteo HS. Potresti poi raggiungere Omi con Hank. Allora, a me mi interessa quello che avevamo pensato noi invece. Come si dice? Marketing a mente. Era farlo a Panetti e poi Panetti l'avrebbe flexato a Darione. Però visto che Panetti... Lui fa i numeri. Chi è questo? La spalla delle maratone di Matteo. 833k. Quanti? 833k. Perfetto. Considerando che l'ho conosciuto dopo il nel 2016 a Matteo HS. Ammazza. Senti, mettiamo se riesce. La facciamo diventare un bordello sta live. Vediamo quello che riesco a incastrare. A fianco alla chat. Sì. In basso a sinistra, cioè in basso a destra, a fianco alla chat. Se riesci a mettere un'immagine. Sì. Che trova sul desktop scatto remoto. Quello che avevamo fatto, si ricorda? In alto a destra c'è scatto remoto. E in fondo alla cartella c'è la foto di questo bassorilievo che adesso è coperto da... E lo mettiamo lì in maniera che magari la gente capisce un minimo di quello. Allora, di cui si sta parlando. Scatto remoto. Scende in basso l'ultima foto. Sì. Se riesce a spappolarla lì, colina. Se no. Perché voi dovete questa. Sapere che Sirio, oltre ad avere tanta pazienza, questa, è anche un hacker. Sì. Boom, ma tu attenzione con che volevate fare? Volevate vedere la live? Con lo strumentino per la nail art. Strumentopolo misterioso. Attenzione, adesso ve lo rimpiccioliamo. Guess what? Non mi preoccupate. Attenzione, il naso del signor Dupin. No, ha spoilerato. Comunque gli somiglia veramente tanto, ragazzo. Marza? Sopra. Allora. Il concetto è questo: ci sarebbe da unire l'utile al dilettevole, ovvero anche lo lasci stretto e alto come l'altezza della chat, non lo so, adesso vediamo, o tagli un pochino sopra. Il concetto è questo: prendere qualcuno che potrebbe essere interessato anche al canale mio, perché farsi flexare fondamentalmente, se mai accadrà, da uno streamer a caso, che una volta che ha visto il mio profilo fa a noi ci interessa poco,
questo, partiamo dal presupposto che questo è un progetto fatto totalmente per essere flexato. Non ci nascondiamo. Dietro punti di francesi. Paretti credo sia la scelta migliore. Allora, sì, però da Twitch che cosa abbiamo imparato? L'umiltà. Quindi non iniziare subito dagli over the top, ma scalare lentamente, visto che non ci abbiamo fretta, in quanto 560 follower, ma 500 fatti purtroppo con l'app di cui mi pento. No, non è vero. Lui non ha mai detto questa cosa. Sì, io avevo 561 follower, non avevo 8 spettatori come adesso. Forse qualcuno in più, quindi... Stiamo piccando, però. Allora, adesso che siamo di nuovo pronti. Siamo freschissimi, allora. Dicevamo, Matteo HS 800k. Tanto di cappello, perché il signor Babbo HS ce n'ha altrettanti. Babbo HS? Non ce n'ha altrettanti, ma facciamo il Babbo HS, così Matteo è geloso. E gli diciamo di affiglieto, perché è marchigiano, che se lo vuole... Se lo portiamo a casa. Sì. Ma guarda. Quanti ce n'ha? Cioè 70.000 Babbo HS... Ha iniziato a streamare perché c'era il Covid e non poteva più fare i suoi spettacoli live. Di che cosa vuoi? Babbo HS nonché il re del liscio. Infatti non è. Re delle sagre. Speravo molto fosse. Fosse un re delle sagre. Fosse realistica questa immagine. Sì, 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 è proprio. Bot! Allora, diciamo che questo account l'ho creato 2 anni fa. E pensavo che contasse qualcosa averci dei numeri, e invece non conta assolutamente niente, non c'ho assolutamente problemi a dirlo, e... però adesso non è che li sto a togliere, per carità, ogni tanto ne scende qualcuno, però come i bot su Instagram, cioè 10.000 follower però 9.000 sono indiani. Salutiamo l'India, però non ci fa gioco, ecco. Con NordVPN, se fossero sponsor, a questo punto avranno fatto un bel pozzo su come apparire in India. Ma dato che non ti sponsorizza, salutiamo solamente NordVPN. Se volete NordVPN, siamo qui. Poi, quindi Babbo HS non lo facciamo, Babbo anche HS. Se potrebbe essere classificato sotto i 100k. Sì. E... che abbiamo detto? Allora dicevamo, i top per adesso che ci hanno consigliato sono Panetti, Hank e Matteo HS. Però visto che forse poi Hank facile da fare, oh. Hank è caratteristico. Caratteristico, no? Hank. Andiamo a vedere se troviamo subito un'immagine laterale. Ma anche Nasca sì. Però un pochetto troppo fighettino. Subito no. Capito? Cioè, anche perché Nasca è quella classica persona che lo segue gente, o ragazzine, e a me questo va bene, maledetto per... o trapper ragazzini, quindi... Target sbagliato. Esatto. Hank non lo sappiamo, però è ancora, eh. Guarda, Hank fa le live da 10.000 ore, quindi fondamentalmente... Ne prendo una. A turno 12 ore stava... Andava proprio liscio come l'olio in cone. Vabbè, dai, credo si possa far tranquillamente in cone. Allora, il fatto è, gli occhiali... Non sorride, ma il sorriso di cone è caratteristico per po'. Io lo famo storpio il sorriso di cone, non li so fare. E... No, vabbè, dai. Ecco il cone. Perfetto, ti segni il minutaggio, me lo vado a scavare io. Nome della live e minutaggio, lo scriviamo sotto in cone. 0,56. Quindi è in cone, sì, dai, settimana prossima si va con in cone. Che prima concludo questo. Mo devo vedere domani se dovrei riuscire a venire in live dopo pranzo. E... però non penso che continuerò, anche perché qui non è che ho tutta questa argilla, quindi credo che la riutilizzerò molto volentieri, questa è il signor Dupin. Nonostante ho introiato. Beh, è così, è anche scelta giusta. Giudicato, eh? Eh sì.
Yeah. Quindi anche l'abbiamo messo sotto. Anche l'abbiamo messo su sotto i 100k. Oh, ok. Effettivamente sotto i 100k. Scelta finale. Benissimo. Perfetto. Quindi Encone lo facciamo tranquillamente la settimana prossima. Ma facciamo questa classifica al volo in ordine. Quindi uno, Rick Dufet. Ordine. Vai con il buon Hank, capito? Perché è buono, Hank. È un buon Hank. Quindi ordine. Allora, il primo che vedete qui sotto, un po' piccolino. Rick Dufer. Lo zoomi un altro pochino. Io lo zoomo. Lo tagli e zoomi un altro pochino. Solo zoomato, stessa altezza, no, vabbè. Tanto non stiamo vedendo il profilo di nessuno, poi si zoomano. Oh, quindi ordine, il primo Rick Dufer, lo vedete qui, lo trovate sotto il nome di Delicocito su Twitch. 2, attenzione, qualcuno è andato live. Mancher, uno dei tanti. Il signor scultore. No, questo lo questo è di mia spontanea volontà. 2. Encone, va benissimo. O anche buon Hank, però va bene Encone, va bene anche Hank. Terzo, Zo Sparkle, che se smaterializza lo zoo di... No. Anche se è simpatico Zo Sparkle, eh? Non so se l'hai mai visto. Io l'ho conosciuto dai video di Barba Scura. Barba Scura? Ma non c'ha Twitch! Scrivi Barba Scura. Questo è un problema. Scrivi, vedi se t'appare qualcosa. Non mi pare che c'ha Twitch Barba Scura, nonostante io sia un fan sfegato. Quanti follower c'ha? 71. Pochi, perché non è presente su Twitch Italia. Lo segua, così che se va mai live ce lo godiamo. Che fa? L'ultima live è stata fatta. Il mastro ritrattista, buonasera, ce l'ha. Ma va live? Cioè, nel senso, ripistolisca... No, ritagli, lo ritagli un pochino. Ma io lo ritaglio, ma non è il problema che io lo ritaglio. Hai visto Mastro ieri? Abbiamo iniziato... Ho detto, hai visto? Hai visto. Ma perché lei parla anche un dialetto portoghese. Che abbiamo iniziato il progetto Twitch Italia. Basso rilievi, ritratto. Quindi tu che sei un mastro ritrattista... No. Va più su YouTube, capito? Quindi... Però glielo vuole fare anche se va al di fuori, nel senso, comunque Barba Scura, se per lei è una figura, magari, che piacere comunque, come dono. E che ti dico, io ho scritto le mail alla gente. No, sai, ieri ho visto Gli Eterni. Ah no, sì, ti dicevo, hai visto adesso che abbiamo ingrandito e rimpicciolito il... Che non ho Gli Eterni non lo conosciamo. Gli Eterni. Ma qui su Twitch. Devo cercare Gli Eterni. Narraci che cos'è Gli Eterni. Penso sia una serie. Ah, Eternals. Ah, c'è una... Com'è? Ma sempre solleticato l'attenzione Eternals. Quanto faceva vedere se trovavo qualcosa... Gli Eterni. Il mastro è quello che bestemmia a raffica. Sì, mastro è... È quello che attualmente c'ha più follower in assoluto. Non è 1,5? Ha scritto 1 milione perché... Ma scriva anche 1,5 milione, che è quasi il doppio. È quella la cosa divertente, capito? Che sono molti più di 1 milione. 1 milione. 1,5 milione, sì. Sono i follower che c'hanno insieme Dario Moccia e Curulili. Quindi... 1,6 milione, per la precisione, che è più della metà di... Quindi sì, mastro. Però dicevamo che non volevamo subito puntare a... Marvel è carino, ma non emozionante. Nei fumetti Marvel non hanno mai avuto tantissimo spazio. Ho capito. Vi facciamo vedere un piccolo recap al volo al mastro ritrattista. Allora, vai. Twitch tier list. 100k. Perdo, sotto i 100k. Mangaka. Nanni Twitch, Nazca, Luce Luna, Adrian Fartade e Matizia.
Poi sopra il 100k ci abbiamo, questo non lo considerare, Puroli, Ondas e Enk. E poi ci abbiamo per ultimi sopra Over 9000, che è sopra infinito, Panetti, Dario Moccia, Paolo Cannone, Matteo HS e il Matteo. Queste erano le possibilità. Dopo un'attenta riflessione con i nostri amici seguaci, siamo arrivati alla conclusione che... Allora, non una conclusione, guardi lo sguardo del signor Galdieri. Piccola parentesi. Sì, c'ho paurissimo. Così, per non saperne leggere né scrivere, come ci piace dire. Annuncio la sta facendo un ride insieme ad altri 5 te. Benvenuti a tutti, grazie a tutti. Grazie mille, come state? A noi vi pare che si fanno le cazzate, ma adesso vi facciamo vedere. Ho fatto il ritratto alla compagna di Dufer. Grande Ari! Vi facciamo vedere qua sotto. Eccoli culi di Annuzzola. Buonasera a tutti, buonasera. The Anonymous Tube, buonasera. Grazie di Anonymous. Qua sotto. Allora, aspetta che lo indico. Questo Annuzzola è una cosa che conosci molto bene. Aspetta. Non faccia fare crack al palo. Questo, Anna, non è gesso, ma è silicone liquido. E che c'è là sotto? Comprato da Novità Colori. Che salutiamo. Che non è lo sponsor. E là sotto? C'è il primo dei ritratti, cioè questo, del progetto Twitch Italia. Il signor, per chi non lo conoscesse, Rick Dufè. Conosciuto su Twitch con il nome Daily Cogito, e salutiamo. Grande qualità, siamo partiti al massimo. Salutiamo sia Rick Dufer che il marito Ari De Rizzo. È venuta male sia Ari De Rizzo che la moglie Rick Dufer, perché su Twitch la bio di Ari De Rizzo è Rick Dufer è mia moglie. Ma che silicone liquido, mi dica. Che silicone liquido con le novità a colori, c'è scritto. Angry Rubber si chiama. La rubber incazzata. Perché ecco. Rubber è un protagonista maschile. Come dovrebbe venire? Elastico? No, ho solo preso il calco. Dopo li faccio in resine positivi. Ma cara Annuzzola. Poi lo fai live, spero. Cioè, un positivo. Vabbè, quando posso fare qualche. No. Sì, cioè nel senso io collo e basta. Non ci vado da noi. Io purtroppo ho iniziato ad andarci. Annuzzola, ma dici un po', noi stavamo ragionando, adesso che sei arrivato pure te, stavamo giusto interrogandoci sulla prossima vittima del basso rilievo. Ma allora, aspetta, perché scusi se la interrompo, perché io ho un livello... Buonasera, Ubi Bugi Yog, vero mecenate, verissimo mecenate. Aspetteremo intanto, che torno. Non si parla più. Intanto accenniamo al resto della chat che ok, vai con il recap. Ci scuseranno gli amici che hanno seguito dall'inizio. Noi si pensava di fare così. Noi, perché c'è il signor Nico, il signor Diego, esatto, l'avvento del signor mastro ritrattista che stavamo recappando. Quindi si iniziava con le papabili soluzioni sotto i 100k di follower: Mangaka, Nanni, Nasca, Luce Luna, Adrian Fartale e Martin Sa. Piccolo preambolo. Prego. Le scelte, allora, quelli che stanno scritti là non è che hanno seguito tantissimo sto criterio, e questo apre un po' la strada al discorso che volevo far prima quando torna a Annuzzola. Stiamo cercando anche, visto che è un progetto OnlyFlex, per cercare di raccimolare qua e là. Attenzione! Mamma mia! Che festa! Tutto questo per dei bassi rilievi. Quindi dicevamo che dovrebbero essere persone che hanno un bacino d'utenza che un minimo spero si interessino al canale mio, perché se lui mi fa una nomina e qualcuno disgraziatamente va a finire sul mio profilo,
Sì, sì, non gliene frega niente perché è un Fortniter o quello che è. Fortniter. Quindi li abbiamo presi un po' per umiltà, infatti c'è sotto i 100k, e un po' così, diciamo. Eccomi, scusa. Perfetto. Ecco, è arrivata precisissima. Diceva Manuzzo, la stavamo cercando papabili soggetti per il prossimo bassorilievo che possano anche essere interessati, i cui follower possano essere anche interessati alle materie che trattano profilo come quello del professor Caldiero o come il tuo. Quindi scusa, la faccio subito la domanda. Secondo te? Secondo chi? Annuzzola. Ah, secondo Annuzzola. Quindi mi chiudo in camera. Sì. Secondo te, Annuzzola, nel canale arte, chi è il Big Poppa su Twitch? Big Poppa. Perché io ho visto Diego Fichera illustrazioni, che gli fumano i cosiddetti, diciamo, illustratore, mi sembra siciliano, mi sembra siciliano, quindi è da... adesso, per carità, comunque. Che cazzo vuole dire? Che Annuzzola è di Lipari, bellissima isola. Gioca quindi... in casa, bravissimo Diego, scrive Annuzzola. Esatto, l'altro giorno stavo sfinito sul letto prima di andare a dormire, ho visto Diego Fichera e mi fa, adesso lo facciamo vedere. E mi ha accompagnato con la sua voce suave che raccontava dei Comic Con, immagino, o ma eventi. Mi sa che è live anche adesso, un master di artista. Eric J. Drummond. Un consiglio. Attenzione, però Mastro, tendo subito a specificare, visto che abbiamo... ma questo io lo seguo su YouTube. Mizzeca. Io inizio a seguirlo. 168 follower. Il consiglio è assolutamente solo Dead Elite. L'ho iniziato a seguire, è tostissima, sì. Madonna. Però ecco, parliamo di numeri ma anche di simpatia, per carità. Però sì, Mastro ritrattista, sì, Mastro ritrattista, ho il... com'è che si chiama? Lui si chiama Eric Drummond. Lo so, Mastro, perché il mondo dell'arte è uno scam. Cioè, sì, dipinge con... guarda grande! Cambia tema, così non... Annuncio l'attenzione, sfoggia delle emoticon... di pappagalli. Queste sono le... le mods di Dead Elite. Però ti è bravissima. Sono poche visualizzazioni. Infatti vedo 53 visualizzazioni, ma poi pochissimi follower. 168. Io gliel'ho iniziato a seguire. Ho fatto bene. Se lo merita, quantomeno. Ho fatto benissimo. Perché comunque dicevo, pensavamo per adesso, umili, noi restiamo sempre umili, Twitch Italia. Perché? Perché principalmente perché diciamo la fruizione avviene principalmente in italiano, quindi per praticità anche di chi ascolta. Oppure Varla Luna. Varla Luna. Interessante, lo segno, non lo conosco. È quella di oggi. Che oggi io ho pure scritto in chat che involontariamente gli ho rubato il format, perché che tra l'altro è un format che sta facendo tutta Twitch. Cioè l'altro giorno sono andato sul canale di uno e stava rifacendo il ritratto a Sabaku. Diciamo che è molto bravo, però su Twitch contano altre cose, scollature e saper intrattenere. Io vorrei non essere d'accordo, ma lo sono, Mastro. Sono d'accordo con le scollature. Ti slacci della maglia immediatamente, se è così che funziona. Lei possiede un'altra maglia sotto. Guarda, io il pile a pelle a petto nudo non me lo metterei. Ecco, ci bannano, eh? Perfetto. Lei basta non mostrare i capezzoli. Beccatevi questo pelo. Lei lo fa da una vita, i ritratti agli... altri Twitch, perfetto, perfetto. Però oggi Annuzzola, io adesso lo dico in simpatia, ma diccelo. Abbiamo notato che nonostante ha 9.000 follower, sì, aveva solo 40 spettatori alle 8, che è una fascia d'orario sera. Alle 8 di sera, che è una fascia d'orario molto usufruita, ma vicino con la scollatura, quindi dicevamo, visto che io ho fatto il mio coming out dicendo e essendomi pentito che 2 anni fa, prima, quando volevo streamare ma ancora non lo facevo e mi ero creato questo account Twitch con i follow for follow, ho guadagnato questi tot follow for follow, però ci siamo resi conto che su un canale come Twitch avere dei follower fake non conta nulla. Assolutamente no. Perché c'è gente con
1000 follower, tipo te annunzano che c'hai 800 follower, c'hai la media dei 20, 15... realistica. 15 spettatori, che è un rapporto equo, perché dei 800 non potranno starci mai tutti insieme. Su 10.000, 9.000 follower, adesso noi non siamo la polizia di Twitch, però FBI open the door. Però bravi, cioè, a parte questo, non voleva essere una parentesi da invidioso, a parte questo veramente brava, oggi sono passato in live, infatti stava facendo Luce Luna e con gli acquerelli è veramente incredibile, quindi massimissimo rispetto alla signorina, alla signorina Varla. Quindi noi glielo facciamo la signorina Varla. Eh no, io volevo sapere l'over the top di Twitch Italia in ambito arte. Ah, solamente per... Cioè, chi è in ambito arte che gli fumano i peones? Però per dire, essendo anche lei... Però sai, no? Twitch è un po' così, io ho tanti follow che magari non entrano più su Twitch, e quindi magari 9k follow che me, haha, te lo dico io. Aspetta, grande annuncio, la sapevamo che potevamo fare affidamento. No, ma perché sai, se tu... Ludovico Sartirana, attenzione. Ludovico Sartirana. Nome italo. Perché? Io intanto vado a prendere l'acqua per tutti e due. Grazie. Ludovico Sartirana. Ma soprattutto non so scrivere, non so se l'avete notato. È un cognome difficile. Ma no, io lo terrei in corsia. Ludovico. Ti corregge Annuzzola. Esatto, io poggiava veramente. Cioè, ho sbagliato. È interessante anche disegnare però a un rappresentante della parte che rappresenta... Ah, il live! Ludovico, corregge anche il signor Mastro. Quindi sono l'unico coglione. Annetta 94. Annetta 94 la seguo. Però non è... uno con i numeri, una con i numeri da capogiro. 1746 follower, per esempio, Ludovico. Real. Credo. Real. E illustratore... Bello sto gioco. Che cosa sai di Ro? No, è quello che secondo Ghost me... Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Montato chiaramente. Non ci sono numeri da capogiro per Twitch Art Italia. Guarda Anna, non potevi essere più più sincera. Però tanta roba. Guarda un po' Diego Fichera, che te lo dicevo l'altro giorno. Diego Fichera ce l'ha i numeri, per esempio. Non so se ce n'ha 30.000. Però ecco, diciamo che anche nel mondo del lavoro Diego Fichera è affermato, da quello che ho capito. Cioè, sì, c'ha delle collaborazioni importanti. No? Quanti ce l'ha? Con la studio 6.000. Che per adesso... Dicevo, potrebbe essere... E c'ha 5.000 però visualizzazioni, capito, sui video passati. Riuscirò a dire la frase. Vada. Potrebbe essere interessante, potrebbe essere interessante... La reinterrompo, questa è la live che ho visto io. La ringrazio, prendiamo partecipi tutti. Potrebbe essere interessante scrivere anche a... Cioè, farne uno proprio a chi sta dentro Twitch Art. Proprio perché, tra virgolette, giochi in casa. E anche giusto riconosci il fatto che è in una posizione, diciamo... tra virgolette che tu invidi, perché fa divulgazione artistica da un certo punto di vista a livelli medio-alti su una piattaforma difficile, quindi secondo me merita. Nonché tutto il ragionamento chiaramente dei follower sono interessati perché... Ha un canale arte. Ma guardi, cioè io per adesso oltre a Nicola Savori, per carità, no scusa, Diego Fichera... Nicola Savioli, l'ho appena letto, ci ho avuto un lapsus freudiano. E io non so i numeri di Twitch Italia Arte, ecco, però vedendo a destra e a sinistra mi pare che questo Diego Fichera abbia i numeri. Attenzione! Vediamo se ci troviamo qualcosa. Non c'è niente. Nessun video. Il problema di Twitch poi è che devi stare in live, devi stare in live tutti i giorni, eh. Io credo che il mio Instagram sia ancora hackerato. Non c'è bisogno. E poi
Lavana Abate. Quindi non ci fa vedere neanche niente del signor Savioli, visto che no, IG... scusate per essermi fatto anche l'account di Instagram. Ivana. Ivana Abate, vediamo un po', Annuzzola. Dillo. Io dico sempre... Andate tutti a seguire Annuzzola, mi raccomando. Fatto se l'avete già fatto. Fatto l'accademia con lei, numero uno Annuzzola. E beh, e beh. No, numeri? No, ando a dire 1424 con 243 visualizzazioni su 2 ore di live. Ma c'è qualità. Brava, che mazza, che detrattista, Guarda che digitale. Nicolino già fatto, fedele la linea, con il sorrisone dei panetti. Dai, oh, grandi colorazioni. Brava, sì. Madonna. Poi una cosa che dicevamo anche a Nuzzola, che questa cosa si esime, no, si... Dica la mia cosa vuole dire. Cioè, a prescindere dalle mie qualità modellatrici, sì, di scultore e di modellatore, pensavamo anche a una persona da ritrarre che abbia un minimo di caratteristica, ovvero... questa Ivana mi sembra una ragazza normalissima, che per carità... Vabbè, però è riconoscibile. È riconoscibilissima. Però se c'ha qualcosa di rintracciabile, riconoscibile... I capelli. Il ciuffo. La sopracciglia, la forma della mandibola. Il mento, c'ha un po' il mento largo greco. Ma c'ha anche la mandibola. E c'ho nel profilo screenshot subito, così facciamo... No. Però io lo farei, cioè io farei followata Annuzzola, grazie mastro, e come mi ha insegnato Annuzzola, la coesione nella categoria arte è fondamentale, uniti sempre. Quindi Ivana, come che si chiamava? La segua. Ivana Abate, già l'ho seguito, bravissimo Abate, salutiamo l'Abate di Porto Potenza, che famoso. Io la questa la conosco. Facciamo una categoria. Com'è mastro, a detta tua? Mi sembra un buon volto. Cioè, per carità, non è iperrealista, però il volto si avvicina molto, Ivana. Cioè, mi sembra che ci siano una buona conoscenza anatomica messa in risalto su questa illustrazione. Allora, abbiamo detto fino adesso là. Ivana Abate, poi chi abbiamo nominato? Lodovico. Allora, Nicola Savioli. Se vedete il suo Insta è pazzesco, è assurda. Io continuo a dire che momentaneamente il mio account Twitch. Vabbè, ormai sono passati 20 giorni quasi, Ci possiamo andare anche, non per forza, con un profilo. Lodovico Sartirana. Oh, dici, cioè non ce la faccio a pronunciare. Lodovico Sartirana. Perfetto. Poi abbiamo detto Twitch Italia Arte. Vabbè, aveva nominato Varlaluna. Mario del Pennino lavora con Crash Bandicoot. Lavora per Crash Bandicoot. Mario del Pennino, l'ha sentito io Mario del Pennino, perché? Bello! Io mi entusiasmo solo per le... la grafica. Chi è sto Mario del Pennino? Anche per la Marvel. No, hai visto l'anteprima? Beh, la qualità c'è, eh? Dove l'ho visto io questo? Mira, se seguiamolo un momento. Mario del... Nino. Stampa le cose in 3D. Come stampa le cose in 3D? Quello della in 3D. La resina.
Allora, il pennino. Poi abbiamo detto alla luna, prima che me la scordo un'altra volta. Attenzione, annuncio la plot twist. Ho avuto il piacere di essere sul suo canale in cam con 180 aspect, panico. Bagno di folla per Annuzzola. Poi immagino, Annuzzola, te che non sei timida come persona, immagino sia stato tranquillissimo. Attenzione, c'è un link. Eccolo qua. No. Lucifer Tenebre. Quindi è un portatore di luce tenebroso. È una portatrice di luce tenebrosa che è anche in là. Quindi dopo la possiamo anche... Attenzione, quanti numeri c'ha? Perché mi sembra... Serie. No, mi sembra abbia le carte in regola. Allora, ha 61 follower. 61 follower. Solo 61 follower c'ha? Beh. O era tipo un 61k? Ha 61 follower. Perfetto. 61 follower, adesso in live con 12 spettatori. È un buon ratio. Una madonna. Però mi sembra abbia un po' la scollatura, eh? È appena arrivata su Twitch un tipo particolare. Vai col follow. Ma la raidiamo e poi la colleghiamo. Lei è una persona interessante. Io? Sì, la ringrazio. Allora, sono reali perché ho poche persone, ma la seguono bene. Esatto, ma infatti quello è cercare un po' di essere presenti per formarti piano piano una sorta di community. Una comunità. Qua al Gandiero Studio, se volete, ci fondiamo una comunità. Eccoci qua. E... sì. Dopo recuperiamo a live ferma, recuperiamo la chat e proviamo anche tutto il resto. Ok, signori. Allora, diciamo, siamo partiti con il duetto, facciamo Hank e dopo si ragiona. Allora, sul terzo, se buttarsi magari... Terzo ci buttiamo sul canale arte. O su una figura di... Grazie per il follow, annuncio. Quella... E vediamo dopo se buttarci sul canale arte oppure se magari facciamo qualche altra esplorazione. Assolutamente, assolutamente. Allora, io coglierei l'occasione, quindi... visto per farci scautare subito dalla signorina Lucifer Tenebre, concludiamo con un raidino e ve ne prego di restare e non scappare, in maniera tale che non facciamo un raid con una persona t'ammazzo, se mi fate far più raid. E vi voglio benissimo, non troppo, quindi anche Avada Cosplay, anche Avada, gli diamo un'occhiatina. Tipo me prima con 5 spec. Ho capito, ma cioè, nel senso, tu ci hai fatto un ride che ci ha fatto raddoppiare, esatto, le views. Ah, io, cioè, nel senso, ancora l'altro giorno ho raidato Dedelit con due spec. Sono vergognato. Venti spettatori. Ah, da cosplay. 1700 follower. La seguiamo, dai. La seguiamo. Però oggi si merita. Oggi raidiamo i piccolini. Perché è giusto, perché vorremmo essere raidati. Io non so se possiamo raidarla senza followarla, sai? Sì, abbiamo fatto l'altra volta sul canale Spoglia. Perfetto. Devo cercare esattamente questo. Allora, ragazzi, non vi saluto perché un attimo prepariamo il raid. E ci salutiamo tra un minutino. Vale uno. Appena il raid è pronto, va bene. Allora ci spostiamo in mondo visione. Oh, io mi rimetto un po' al centro. Ingratitudine, collega. Allora, mentre Sirio prepara il raid, faccio vedere che cosa carina abbiamo fatto l'ultima con la vinilica. Potevamo far di meglio, ok? All'ultima con la vinilica, però noi si fa quel che si può. Allora, che carino. Beh, è tanta roba però, È tanta roba, ma... È poco personale. Diventeremo più personali.
Questo invece siamo non il nostro progetto migliore. Due settimane fa, in vera pasta di sale. Come se ce ne fosse una fake one. Il donut. Ma ieri l'ho visto mentre lo iniziavi, ne vorrei una. Guarda, ma la Nicolino. Ne vorrei una. Allora, Nicolino, se tu fai punto esclamativo materiali, ti rimanda al drive in cui abbiamo tutti i materiali che abbiamo utilizzato in colla vinilica e c'è il foglio in A3 da stampare a sull'episodio 8 a cartoncino. Se tu vai sotto i Simpson, apri la cartella. Che cosa sui Simpson? Sul drive. Sotto i Simpson. Ah, sotto. No, è materiali. Nicolino, siamo criptici. Dobbiamo lasciare anche il drive. E poi io ho messo la luce là sotto, ma è l'unico scompartimento che non si vede. Elevata, vorrei agguantarla. Lo scriviamo noi i materiali. No, penso che lo fa, esatto, perché la chat è in ritardissimo. Quindi. Tendenzialmente pronti siamo. Grazie a chi ha passato stasera, siete stati meravigliosi, ci avete tenuto veramente compagnia. E, in quanto appunto canale abbastanza novizio si soffre facilmente la solitudine. Grazie Sirio. Grazie a te Federico. Restate con noi perché andiamo un po' a chattare con la signorina Lucifer Tenebre. Che cosa gli diciamo? Che cosa andiamo a dire in chat? Non so se c'ha il coso che devi followare e poi aspettare 10 minuti. Perfetto. Spero di no. Perfetto. Quindi io direi che la leviamo e se riusciamo a scriverlo, gli scriviamo un saluto da Galdiero Studio. Un saluto da Galdiero in studio. Lei è veramente formale. Io... Che cosa gli scriviamo, ragazzi? Io non c'ho idea. Vabbè, gli scriviamo. Portaci la luce. Portaci la luce. Portaci la... Le è piaciuto? Sacerdotessa di luce. Non le è piaciuto, però Sirio finge bene, quindi... Ma aveva quasi convinto. Grazie. Portaci la luce va benissimo. Portaci la luce, quindi grazie ancora ragazzi per essere stati con noi. Ci vediamo ufficialmente venerdì sera, non ufficialmente forse domani pomeriggio. Portaci la luce, Lucifer Tenebre, grazie ancora. Vi mando tanti baci, un cuoricino. Grazie Sirio, sempre grazie al top. Grazie a voi. Rimaniamo e 3, 2, 1, ciao amici.